Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andremo a vedere come realizzare una fantastica sciarpa ad anello, una specie di scaldacollo, diciamo più largo, in lana XXL, quindi veramente extra large. Una sciarpa la realizziamo con solo una matassa in questo caso, quindi tutto quello che vedete è stato realizzato con una sola matassa, una della selezione che vi ho fatto vedere in una delle dei miei ultimi video haul degli acquisti, diciamo per l'autunno barra inverno, perlomeno inizio dell'inverno. Guardate qua, spettacolare, veramente molto carina. XXL non solo a livello di grandezza, ma anche proprio a livello di spessore del filo. Guardate che un filo bello grosso, spesso, bello caloroso che tiene al caldo, vi dico è anche morbidissimo. Quindi andiamo subito a vedere cosa ho utilizzato. Ho utilizzato questa lana Alpaca Big di una special edition di Schackenmayr, credo si pronunci. Qui mi suggeriva l'etichetta, la label, che con una matassa sarei riuscita a realizzare un cappello. Quindi io, però sapete che poi sono appassionata di sciarpe, sciarpine, scialle e quant'altro, anche perché è il primo colpo d'aria, poi mi ammalo. E quindi per questo 100 grammi di gomitolo per 50 metri di filo siamo riusciti a realizzare questa bella sciarpa d'anello molto molto morbida, 60% poliacrilico, 40% alpaca. Quindi una lana ragazzi pregiatissima e di cui sono molto molto soddisfatta. Tra l'altro anche il fucsia è super carino, non rende abbastanza in camera, in videocamera il colore, ma vi assicuro che è super carino e adatto a un giusto tocco di colore, colore 136, a un giusto tocco di colore per l'inverno. Ma passiamo al sodo. Allora, con il nostro solito nodo iniziale iniziamo a fare la nostra catenella solita. Andiamo avanti per, ovviamente, guardate qua, la catenella praticamente è una treccia, proprio bella spessa, guardate qua con il filo e la catenella quanto diventa spessa. Ovviamente abbiamo utilizzato un uncinetto, utilizzate un uncinetto più grosso che avete se utilizzate questo tipo di lana, perché altrimenti più piccolo rischiate che diciamo, vi scappi il filo dall'uncinetto, quindi veramente una treccia potrebbe essere quella dei miei capelli, vi assicuro che è enorme praticamente, però si lavora molto bene allo stesso tempo e soprattutto è un po' particolare perché è diverso dal classico lavoro, dalla classica lavorazione del filo a dimensioni medie, ecco. Nonostante tutto, vi dico, all'apparenza ha un grande impatto questa bellissima sciarpa, ma è molto molto semplice da realizzare perché dopo aver realizzato le nostre 8 catenelle, io almeno vi dico quello che sono le mie dimensioni, quindi le 8 catenelle iniziali più 3 che facciamo sempre in aggiunta, realizziamo sempre in aggiunta perché poi ovviamente andiamo a riprendere, a rilavorare la prima riga tornando indietro, no? Sulla nostra catenella iniziale, quindi ho fatto 8 più 3, e le 3 sono quelle che sarebbero andate poi a realizzare il lato, diciamo, più piccolo della nostra prima riga, diciamo, quello destro, la curva da cui poi siamo tornati. I punti sono molto semplici, lo schema è molto ripetitivo. Lo schema poi si compone di principalmente punti a maglia alta ripetuti. Cosa vuol dire? Che andiamo a inserire il nostro filo, ovviamente prendiamo il filo sul collo dell'uncinetto, ovviamente è molto più facile a farsi che a dirsi, quindi non vi fate spaventare, soprattutto se siete alle prime armi. Andiamo a mettere il filo sull'uncinetto come vedete dal video. Andiamo così a creare tre cappi attorno al collo dell'uncinetto e riprendiamo quindi il filo, lo passiamo prima nei primi due e poi nell'ultimo. Quindi è molto molto semplice, tra l'altro il video aiuta perché potete così seguire le mie mosse, potete tirare avanti il video, indietro, stopparlo, vederlo in slow-mo, quindi diciamo a rallenti, senza alcun tipo di problema. E soprattutto quello che vi consiglio è di fare sempre un controllo visivo ogni tot maglie che andate a realizzare, perché anche così riuscirete a individuare se eventualmente avete fatto anche un piccolo errore di distrazione, non dovete poi andare a disfare 15 righe perché magari ve ne siete accorti troppo tardi. Quindi nessun problema nel disfare, ma mi raccomando, prima ve ne accorgete meglio è. Altra cosa importantissima da ricordare, ricordiamoci sempre di, una volta finita una riga, fare la nostra catenella e
girare il lavoro, che è importantissimo. Queste sono le nostre prime due righe finite, sempre la nostra catenella, riprendiamo. Fate molta attenzione dove inserite il vostro, diciamo, uncinetto, quindi in che maglia inserite il vostro uncinetto, perché con la prima è abbastanza semplice perché abbiamo solo la catenella di base, mentre già con la seconda, con la terza e così via, dobbiamo andare a agganciarci chiaramente alla riga precedente, ok? Alla linea precedente che abbiamo realizzato. E dobbiamo andare a agganciarci per esattezza a quella catenella che si è formata come perimetro, linea di contorno superiore della, ovviamente, riga precedente che abbiamo creato. Non so se sono stata chiara, ma vi assicuro che è veramente molto molto più semplice a farsi che a dirsi, quindi nel caso seguite tranquillamente le mie mani, le mie mosse, e sarà tutto molto più facile. Ovviamente se siete degli esperti non ci sarà bisogno neanche di quello, perché una volta che avete capito che è un susseguirsi di punti a maglia alta, sono certa che non avete neanche problemi. Una volta che arrivati alla lunghezza desiderata, e ovviamente tenendo conto del filo che vi rimane, perché io l'ho fatta bella alta, questa bella, proprio alta a livello di altezza, questa sciarpa, e quindi è uscita relativamente corta, ma è comunque XXL perché il filo è extra large e è alta, quindi ovviamente è bella spessa, no? Proprio per le giornate proprio più fresche che arrivano verso l'inverno. E andiamo così, come se fossimo una sarta, a cucire, ragazzi, passaggio semplicissimo, le due estremità. Tenete sempre conto di quanto filo vi rimane, quindi non arrivate sempre all'ultimo, dovete arrivare a fare in modo di avere ancora per esempio un 50 cm almeno di minimo di filo, per poter appunto diciamo cucire, no, questa chiusura delle due estremità, andando a congiungerle, quindi allinearle e diciamo in qualche modo legare insieme le maglie corrispondenti a livello di altezza. Mi raccomando, trattate bene questo filato perché contiene una lana di altissima qualità, che è appunto la lana di alpaca. Una lana bella calda, molto costosa, quindi questa addirittura la trovate in offerta. Fate conto che le alpaca vengono tosate una volta all'anno in primavera. Un'alpaca femmina produce 2 kg e mezzo di lana, di fibra, e l'alpaca maschio fino a 4 kg. Ma chiaramente gli esemplari sono molto di numero inferiore rispetto a ovviamente le pecore, quindi la classica lana che andiamo a utilizzare. Non trattatela male. Quindi questo è un po' il risultato finale, spero vi sia piaciuto, spero che abbiate anche voi avuto modo di acquistare una lana simile, e fatemi sapere nei commenti come vi siete trovati, se avete provato lo stesso schema con un altro tipo di filato, con lo stesso filo, con un altro colore, e cosa ne pensate. Qualsiasi dubbio o domanda sono qui, vi aspetto nei commenti, lasciate un like al video se vi è piaciuto il tutorial e ci vediamo alla prossima. Ciao!